Buongiorno a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti sul mio canale ragazzi, buon 27 dicembre a tutti, sono un po' influenzato da ieri, cosa normale, questo tempo è così, è il periodo, comunque non è quello che interessa giustamente a voi. Arriviamo al tema Milan. Con il Sassuolo massima emergenza in difesa, ormai gli infortuni fanno parte del nostro ordine giornaliero. Ha parlato anche Capello dicendo delle cose molto molto importanti. Ha detto Pioli deve trovare delle soluzioni soprattutto in difesa. Sui rinforzi è stato aziendalista. Serviva più qualità e meno quantità a centrocampo. Poi dice Ibra, non si capisce che ruolo abbia. Anche Ibrahimovic, è vero che non è proprio del tutto all'interno solo dell'AC Milan, ma nel momento molto delicato dove bisogna andare a affrontare una partita contro il Sassuolo, Ibrahimovic pensa a stare con il culo a Miami, a prendere il sole, a farsi i cazzi suoi. Come vi dissi già io, Ibrahimovic non serviva a niente al Milan, non serviva assolutamente a niente. Non è sicuramente una figura che può dare qualcosa al Milan, fuori dal campo non ha assolutamente esperienza. Il Milan ha bisogno di un DS, il Milan ha bisogno d'altro. E continuate, una buona parte di voi, a esultare perché è arrivato Ibra, ma fuori dal campo chi cazzo è Ibra? Che esperienze ha Ibra? Quindi, in un momento così molto delicato, dove dobbiamo andarci a giocare una partita molto delicata e importante col Sassuolo, dove non sarà assolutamente facile, Ibra pensa ai cazzi suoi e se ne va a Miami. Quindi questa è la prova che Ibrahimovic può solo dire io sono tifoso del Milan, qua e là, tutte queste belle parole che potete ammuccare voi, ma io no, non le ho mai ammuccate. Sicuramente ormai siamo allo sbaraglio, ormai siamo... Siamo ormai allo sbaraglio, non ci sono più assolutamente parole da aggiungere. Sembriamo ormai una squadra che in base al mattino, ogni mattino che ci svegliamo ci sono delle novità nuove, ci sono dei cambi nuovi, ci sono dei problemi nuovi. Non c'è un'ideologia dettata dalla società, da Furlani, l'incompetente calcisticamente numero uno, dagli algoritmi, le puttanate degli algoritmi che si usano nel basket e nel baseball, nel calcio mai usati. Siamo senza un DS perché Cardinale dice che in America il baseball e il basket non hanno DS. Questa società, a partire da Cardinale a Furlani, stanno assolutamente spaccando, sfasciando, usate il termine che volete, l'AC Milan. Sono molto molto triste, sono molto molto deluso e con il Sassuolo bisogna vincere, anche se sono consapevole che non sarà facile, sono consapevole che mancherà tutta la difesa, quindi sarà una partita molto complicata, sarà una partita dove se dovessimo di nuovo non vincere, pareggiare o perdere, mettiamo a rischio anche il quarto posto. Come vi dissi io, questa squadra farà fatica ad arrivare anche quarta. Qualcuno di voi mi scriveva, dietro sono più scarsi. Dietro saranno anche più scarsi. Intanto dietro sono a 3 punti c'è il Bologna, a 4 punti c'è la Roma, poi c'è la Fiorentina. Sono tutte lì. Sono tutte lì. Quindi la situazione è molto complicata, ragazzi. La situazione è molto complicata. Io non sono assolutamente tranquillo, ve lo dico proprio a cuore aperto. Non sono assolutamente tranquillo di questa situazione che si è ormai incanalata nel nostro milanello, nella nostra vita quotidiana. E sicuramente sarà anche molto complicato cambiare questa situazione. Soprattutto pensando che ancora ci sono tantissime partite e se le cose dovessero sempre non andar bene c'è veramente il rischio qua di fare uno sfracello, di dare un giro pazzesco a livello di squadra, a livello
d'immagine, a livello di brand, a livello di tutto, perché veramente, anche vedendo i giornali stranieri, ci pigliano tutti per il culo e hanno ragione. Ci pigliano tutti per il culo e hanno ragione, cari ragazzi miei. Quindi speriamo in bene col Sassuolo. Io non dico niente, staremo a vedere quello che accadrà. Sicuramente ho abbastanza le palle piene, perché tanto ognuno pensa i cazzi suoi, tanto i soldi li prendono, e sinceramente del Milan gli unici interessati e gli unici che amano questo club sono i tifosi. Tutto il resto sono dei mercenari, come vi disse in un video, sono tutti dei mercenari, Ibrahimovic compreso, perché in una situazione del genere un Ibrahimovic dovrebbe stare a Milanello, vicino alla squadra, vicino ai giocatori, all'allenatore, invece no, lui se ne sta a Miami, perché a lui del Milan non gliene è fotto un cazzo. E non mi venite a dire al contrario sotto, perché se no non era a Miami, ok? Quindi Ibrahimovic, sei veramente vergognoso per come ti stai comportando, non mi aspettavo da te un comportamento del genere. E soprattutto i pro Ibra, pensando che il salvatore di sto puntini puntini, esperienza fuori dal campo, zero. Ragazzi, che dire? Niente. Niente, vedremo quello che succederà col Sassuolo. Vedremo quello che andremo a fare, non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia e in Europa League. Scusate. Del resto, non c'è assolutamente niente da dire. Ragazzi, auguro a tutti un buon 27 dicembre. Un abbraccio da Jerry. Speriamo in bene. E sempre forza, vecchio cuore, rosso-nero. Un abbraccio a tutti, ragazzi.